Benvenuti a tutti. Oggi è venerdì, 22 luglio 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Animo sereno ma poche parole. Poche parole oggi con Mercurio abbioccato in dodicesima casa, ma questo non vuol dire che non siate sereni e soddisfatti della giornata. Viaggiare magari vi pesa, specie se i mezzi pubblici sono pieni, cosa che vi mette subito in allarme, ma se girate in auto e prendete strade secondarie nulla vi vieta di godervi il tragitto con spirito curioso e rilassato. Sì, il bel paese è davvero bello, se soltanto fosse un po' più curato e meglio amministrato. In ansia per la siccità, furenti per l'inquinamento ambientale e gli abbandoni degli animali, è ora di cambiare registro. Fate udire la vostra protesta e manifestate il vostro spirito ecologista non solo brontolando, ma anche agendo in concreto. Un amore termina, una coppia si divide, un matrimonio o una convivenza fallisce, due coniugi si separano. Amicizie e rapporti che terminano improvvisamente e in modo definitivo. Errori imperdonabili nella coppia, rotture e litigi definitivi e irreversibili. Può indicare anche dolore e depressione per un amore che finisce. Oggi il buon umore sarà con voi a patto che sappiate sorridere a tutti i piccoli imprevisti che oggi pur ci saranno. Una persona vi pensa in gran segreto e conta molto sulla vostra distrazione affinché non ve ne accorgiate. Scoprire che vi pensa sarebbe imbarazzante. In fondo la timidezza abita in questo mondo. Oggi qualcuno potrebbe bussare alla porta del vostro cuore, non è il caso di aprirsi subito. Se vi interessa davvero procedete con prudenza e con i piedi di piombo. Ricordate che le porte del cuore si spalancano facilmente ma è dura richiuderle. Vantaggi da associazioni. Un'amicizia sta per diventare più profonda. Attenzione con il fuoco e l'elettricità. Favoriti i contatti con persone più grandi. Oggi vi sentirete nervosi e agitati senza nemmeno sapere perché, sono possibili anche malintesi con amici, parenti e colleghi. Oggi, per chi studia, sarà meglio prendersi una giornata di relax. Date una mano ad un vostro amico, l'offerta del vostro aiuto, dei vostri consigli sarà per lui come manna dal cielo e vi ricompenserà con fedeltà e tanta sincerità. Oggi qualcuno potrebbe tirarvi uno scherzo e ridere di voi. Fate un largo sorriso e decidetevi per l'autoironia. Se non altro avrete la simpatia dei vostri amici e colleghi. Venere e la luna nera oggi vi aiuteranno a trovare un'intesa con la persona che vi sta a cuore. Notevoli possibilità di concludere buoni affari o di esiti positivi di richieste di prestiti o mutui, Giove e Urano influenzano positivamente i contatti con banche o finanziarie. La positività in questa giornata dovrà essere usata a vostro esclusivo vantaggio. Non dovete curarvi di altri se non di voi stessi, del vostro lavoro e delle cose che vi interessano. In vista qualche nuova opportunità di lavoro o di cambiamento. Rivelare i vostri veri sentimenti sarebbe una prova che molti attendono, per testare il vostro interesse o la vostra sensibilità. Oggi non dovrete avere paura di scontentare qualcuno se preferirete dedicare del tempo alle cose che vi piacciono di più, come stare con gli amici o con il partner. Profilo dei transiti di questo nuovo giorno d'estate discreto, a parte qualche piccola contrarietà, sia in campo attivo che nel settore dei rapporti interpersonali. I pianeti che vi sorreggono potentemente sono la Luna e Venere, Plutone e Urano, specie se siete nati nella prima e nella terza decade. Saranno due giornate particolarmente interessanti, dovresti approfittarne, per provare a superare qualche difficoltà nata in passato. È tempo di recuperare la forma fisica, se a giugno hai avuto dei problemi, e il buon umore che da tempo vi manca. Siete sempre più soddisfatti di quel che avete portato avanti e questo è davvero molto importante, specie per le persone che tentano in qualche modo di starvi accanto, ma talvolta non ci riescono. Siete inaccessibili quando avete qualcosa non va secondo i vostri piani, mentre in questo momento siete piuttosto certi e sereni in merito, quindi sicuri di aver fatto del vostro meglio per stare bene. Bollente ma amichevole nei vostri confronti la Luna in Toro abbracciata a Marte, scalpitante per chi viaggia e vuole vedere, gustare e assaggiare tutto seppure in un periodo troppo ristretto,
urticante sulle prime ma vittoriosa alla fine invece per chi tratta affari, o sta effettuando un'importante trasferta di lavoro in vista di una futura promozione. Di appoggi alle spalle ne avete parecchi, garantiti da Venere dolcemente potente in Cancro, segno d'acqua in sestile al vostro. Sul fronte del cuore un'amicizia si trasforma lentamente in amore, una volta dato il la vedrete che incendi nel lettone. Importante è vincere la timidezza tipica del segno e comunicare di più, cosa peraltro complicata con Mercurio insolitamente taciturno in dodicesima casa. Attenti all'orgoglio, insolito nel vostro segno ma almeno una volta nella vita nelle sue trappole rischiate di cascarci anche voi, e questa appunto è una volta di quelle. Amore ed Eros. Amicizia amorosa, una condizione ibrida, con un piede di qua e uno di là. Per ora lasciate le cose come sono, senza prendere una posizione, anche perché in merito forse non sapreste nemmeno cosa dire. Gli astri che guidano gli eventi ne sapranno certamente di più, dunque fidatevi e lasciate fare a loro. Cari Vergine, state vivendo delle giornate di fine luglio all'insegna di apatia, nervosismo e stanchezza. Da settembre avrete stelle importanti e tutte le cose ancora in ballo si risolveranno da sole. Non sottovalutate qualche malanno stagionale. Lasciatevi andare al romanticismo. Potrebbe essere la soluzione migliore per ritrovare un po' di intimità perduta ultimamente. Se non dovesse funzionare, provate ad allontanarvi un po' e andrà meglio. Potrete avvertire la dissonanza celeste, che si verifica questa giornata di luglio, con Nettuno, collocato nel segno dei Pesci. Avvertite così la necessità di ricreare la sintonia e la complicità che quest'oggi non riuscite più a trovare tra di voi e la persona amata. Se invece appartenete alla schiera dei cuori solitari, con l'appoggio di Luna e Plutone e, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 14 al 18 di settembre, avrete l'opportunità di incontrare qualcuno che vi attrae in modo irresistibile. Fare conti con questa nuova fiamma amorosa potrebbe diventare la vostra scommessa dell'estate 2022. Lavoro e denaro? In vacanza siete tutti trekking e sport, almeno col pensiero, dismesse le solite passioni, cultura, lettura, vi date ai piaceri fisici del movimento e della fatica. Sì, perché anche sentirsi i muscoli indolenziti e il sangue che scorre nelle vene è un piacere per chi il proprio corpo lo conosce bene e ne parla agevolmente il linguaggio. Sul lavoro faticate a concentrarvi, ma col caldo che fa nessuno vi potrebbe farvi appunti. Il bilancio inattivo vi dà ogni giorno la carica necessaria per affrontare meglio la giornata. State attenti però a non fare il passo più lungo della gamba, perché potreste pentirvene in futuro. Non vi tirate indietro, di certo se ci sono delle decisioni da prendere e delle scelte importanti da fare, in ufficio o nell'ambiente dove si svolge la vostra normale attività quotidiana. Se appartenete alla seconda decade, potreste avvertire la necessità strategica di restare in posizione attendista e non volere in alcun modo esporvi. Benessere. Un filo appannati rispetto al solito, quantomeno le alte temperature vi tolgono le forze e la voglia di andare in giro. Nulla da ridire invece sul fronte emotivo, vi sentite speranzosi e pieni di interessi ed amore da distribuire non solo ai vostri cari, ma anche agli animali, alle piante, alla vita. Volete bene a questo vecchio pazzo mondo e farete tutto quanto nelle vostre possibilità per salvarlo dalle grinfie dei suoi distruttori. Il riposo diventa un alleato prezioso. Se l'afflusso di energie è discontinuo mettete innanzitutto ordine nello stile di vita. Non coricatevi ad ore impossibili e rimandate viaggi con itinerari stancanti. Per lei, dall'amicizia all'amore il passo può essere molto breve ma a voi le cose piace farle con calma, ragionandoci su, se son rose fioriranno. Per lui, adorate viaggiare, ma per vedere tanti luoghi in una volta sola rischiate di visitarli con superficialità, meglio qualche tappa ma goduta profondamente, senza tralasciare dettagli interessanti. Colore delle emozioni, verde salvia. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 6. Finanze, 10. Benessere, 6. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.